lasciamo scivolare bene giù le scapole. Sentiamo la verticalità della colonna, la comodità della posizione seduta. Risuoniamo con un om. Apriamo gli occhietti, le mani dalle ginocchia vanno al bacino, passano dietro al bacino, spingiamo bene sulle mani, cuore al cielo. Non forziamo il collo continua morbidamente la linea del tratto toracico. Perciò il collo non è proprio lasciato cadere giù, lungo, 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 come se avessi un collare, come se volessi essere sicuro che la pelle del collo non facesse nessuna grinza. No pieghe sulla pelle del collo, lunghissimo il collo. Senti che se esce cadere il collo indietro, la pelle dietro al collo si fa delle pieghe. No, lungo, lungo, distendi bene la pelle del collo. Qualche respiro a livello delle clavicole, portiamo l'aria lì. E piano torniamo in verticalità con il tronco e poi le mani dal bacino. Vanno le ginocchia e lasciamo cadere le mani avanti, i gomiti avanti, testa pesante. Qualche respiro qui. Senza nessuna pretesa, quello che c'è c'è. Cerchiamo di spegnere subito il giudizio e l'aspettativa, che sono dei grandi ostacoli. Pianissimo, aiutandoci con le manine, veniamo su e riconquistiamo la verticalità. Distendiamo le ginocchia e andiamo in Dandasana, il bastone. Mani lateralmente al bacino, piedi dolcemente attivi, schiena lunga lunga. Le mani dolcemente spingono giù, ma mi assicuro di dare la minima spinta indispensabile per aiutare la schiena a salire. Se spingo troppo, sento che diventa, questa spinta mi comprime la schiena. La minima spinta indispensabile. Apriamo gli occhietti, inspiro, Kekari Mudra, tocchiamo il cielo e ci tuffiamo in avanti. Quello che c'è c'è, dove arriva arriva, senza nessuna pretesa. Lasciamo cadere giù le manine, risaliamo un pochino e mi fermo alla prima tensione, alla primissima tensione, e qualche respiro qui. Come se volessi andare in cerca di qual è il primo ostacolo durante questa flessione di colonna e flessione d'anca. Ritorno su. Dandasana, il bastone, la giusta energia, la giusta forza nei piedi, giusta forza nella colonna. Senti che tutta la forza che ci mettiamo è verso l'espansione. Assicuriamoci di non... Senti che se ci metti troppa volontà, troppa forza, vai verso una sorta di compressione. No, usa la forza in espansione, la giusta intensità. Le mani scivolano indietro. Arrotondiamo la schiena, non prendiamoci questa fase, arrotondiamo la schiena, andiamo di fatto sull'osso sacro, le mani possono andare palesemente indietro,
punta i piedi e andiamo su, Parvottanasana. E investiamo qualche respiro qui. Il bacino scende, torniamo in Dandasana, inspiro, Kekavi Mudra, ci tuffiamo in avanti, Paschimottanasana, inspiro, Dandasana, espiro, arrotonda la schiena, le mani vanno indietro. Inspiro, Parvottanasana. Espiro, Dandasana. Fuori tutta l'aria, apnea polmoni vuoti in Dandasana. Inspiro, Kekavi Mudra. Toccare il cielo vuol dire. Paschimottanasana, una sorta di pinza in avanti. Inspiro, Dandasana, le mani scivolano naturalmente al bacino, apnea polmoni pieni, Dandasana in apnea polmoni pieni. Espiro, fuori l'aria, arrotonda la schiena, vai come con un cucchiaino a scavare sotto la sabbia con il sacco, le mani vanno indietro. Inspiro, Parvottanasana. Restiamo qui qualche respiro. E appoggiamo il bacino dove va, va. Lascialo lì. E richiama le ginocchia. Stacca le manine. Chele di granchio. Faccio questa mossa qua, così. Sì, come dei granchi arrabbiati, sì. E da qui vado in avanti e appoggiamo, se posso, vado in maniera molto delicata, i polsi in questa modalità. Vado pianissimo, se ho già problemi alle mani sto molto attento, perciò appoggio il dorso della mano un attimo. E piano lascio, appoggio le mani. Inspiro, tigre, arca bene la schiena. Espirando, gatto, infila bene la coda. Inspiro, tigre. Espirando, gatto. Aggiungiamo un dettaglio, vengo su con un ginocchio, estendo un'anca. Inspiro, tigre. Estendi la colonna ed estendi un'anca. Espirando, gatto. Fletti l'anca, fletti la colonna. Inspiro, cambia ginocchio, vieni su con l'altra anca. Espiro giù, continua un paio di volte col tuo respiro. Senti questa integrazione, respiro, movimenti della colonna e movimenti dell'anca. Facciamo diventare un'unica cosa questi tre ingredienti. Quando archiamo la schiena, estendiamo l'anca, l'addome è dolcemente attivo, risucchia l'ombelico verso dentro. Quando arrotondiamo la schiena, risucchia bene l'ombelico verso l'alto. E piano ci fermiamo, ginocchia appoggiate, allarghiamo un po' le ginocchia e andiamo a sederci con i glutei sui talloni mentre le mani camminano in avanti. Poi appoggio la testa e poi lascio cadere giù gomiti e spalle. E ci rilassiamo giù qualche respiro. Come abbiamo detto prima, queste pause sono fondamentali nello yoga. Sono forse la fase, una delle fasi più preziose dello yoga.
lasciamo cadere giù i gomiti, lasciamo pesare le spalle. Se ti senti un po' disorientato e nella prima, diciamo, in prima battuta ti senti un po' annoiato, va benissimo, fa parte del lavoro. È proprio in questa fase di non azione che piano piano si inizia a costruire una consapevolezza più profonda, una visione più globale. Qualche bel respiro con la pancia. Le mani camminano in avanti, inspiro. Si lascia cadere giù i gomiti. Solleva la testa, inspiro. Espirando gatto, lascia le mani ben avanti. Spingi il bacino in avanti, avvita bene le scapole, cane a faccia in su. Restiamo qui qualche respiro. Mani spingono, piedi spingono, ginocchia tendenzialmente sono sollevate, scapoli vicine. Senti quanto lavoro c'è. Non cedere nel lavoro, ma nutri il lavoro. Non semplicemente subire il lavoro, nutri il lavoro. Dai forza al lavoro. E da qui attiva bene l'addome, fortissimo, cane a faccia in giù. Qualche respiro qui. Solleviamo solo i talloni, alti, alti, alti. Inspiro. Espirando, appoggiamo le ginocchia a terra. Inspiro, tigre, arca bene la schiena. Guarda il cielo. Espiro, arrotonda bene la schiena, fuori tutta l'aria, apnea polmoni vuoti, in apnea polmoni vuoti andiamo bambino, perciò glutei verso i talloni, appoggia giù la fronte, la testa, e al primo disagio qualche respiro spontaneo. Rilassa bene la mandibola, lascia cadere bene giù le spalle, lascia pesare bene giù il bacino, rilassa bene le anche. Assicurati che i gomiti siano cadenti. Solo le mani camminano in avanti, inspiro. Espirando lascia cadere i gomiti. Solleva la testa, in. Guarda le tue mani più o meno, espirando, lascia le mani ben avanti, gatto. Inspiro, spingi il bacino avanti, avvita le scapole, cane a faccia in su. Cane a faccia in giù, glutei ben al cielo. Solleva i talloni, inspiro, alti alti i talloni. Espirando, gatto. Appoggia le ginocchia. Inspiro, tigre, arca la schiena. Espirando bambino direttamente, glutei ai talloni, lascia cadere bene giù i gomiti, qualche respiro qui. Solo le mani camminano in avanti, inspiro. Si lascia cadere i gomiti, solleva la testa, espirando gatto, lascia le mani ben avanti, inspiro, cane a faccia in su, cane a faccia in giù. Solleviamo il piedino destro verso il cielo, mani spingono, piede verso il cielo, su. Piede destro tra le mani. Lasciamo cadere giù ginocchio sinistro, collo del piede sinistro, ma soprattutto lasciamo cadere bene giù il bacino. Senti il bacino che cede, è qualcosa che si allunga qui. Flessore dell'anca, lo psoas, l'ilio psoas. Sì, perciò conviene camminare con il piede un po' in avanti, in modo tale da permettere all'anca di scendere bene giù. Mano destra va su, mano sinistra spinge bene giù. Senti proprio questa connessione, questa continuità, come se volessimo
proprio aumentare la distanza tra la mano destra e la mano sinistra, e su questa verticalità, mano spinge in giù o l'altra mano spinge in su, e lascia cadere bene giù il bacino. Appoggiamo la mano destra sul ginocchio, mano sinistra sul ginocchio, lasciamo cadere bene giù il bacino in avanti. Sì. Puntiamo il piedino sinistro che sta dietro, lo punti e stacchiamo il ginocchio. Distendi bene il ginocchio. Senti questo, proprio qui, questo lavoro qua. Stacchiamo le mani. Dai che ci divertiamo un attimo. Piega un po' il ginocchio sinistro. Facciamo come se volessimo far sfiorare il ginocchio al pavimento e torniamo su. E vai. E su. Ancora una volta, vai. E su. Resta qua, inspiro. Mano sinistra lateralmente al piede sinistro, mano destra ben su. Ci apriamo bene bene. Inspiriamo qui, espiro, appoggiamo giù la manina, piede vicino all'altro piede, piegamento, Chaturanga Dandasana, cane a faccia in su, attiva bene l'addome, cane a faccia in giù, qualche respiro qui, piede sinistro al cielo, piede sinistro tra le mani. Sì, posso aggiustarmi, lo cammino avanti, lasciamo cadere giù il ginocchio destro, collo del piede destro, ma soprattutto lasciamo cadere giù il bacino. Cioè cerchiamo di non tenere il bacino indietro, ma lasciamo cadere il bacino. Solleviamo manina a sinistra. Senti questa continuità, come se il braccio sinistro volesse continuare la linea del braccio destro. Sguardo al palmo della mano in una direzione comoda, perciò orienta il palmo tale da agganciare facilmente la vista sul palmo della mano, lascia cadere bene giù il bacino mentre la mano va su. Senti questa continuità tra la mano sinistra e il piede destro, come se ci fosse una sorta di elastico. Disegna proprio questa linea nel tuo corpo, dalla mano sinistra al piede destro, e cerca di allungare, stiracchiare tutti i tessuti in questa diagonale. Manina sul ginocchio, l'altra manina sul ginocchio. Punta il piede che sta dietro, questa è una posizione di equilibrio, e stacchiamo lì. Sì, un po' di forza ci vuole, stacca le mani, il ginocchio va giù, sfiora, e su, sfiora, e su, sfiora bene, e su, manina destra, l'appoggi bene giù, mano sinistra bene su. Senti queste quattro forze, guarda comodamente il palmo della mano, perciò orienta la mano in posizione comoda per guardare comodamente il palmo. Manina va giù, piede raggiunge l'altro piede, piegamento, cane a faccia in su, cane a faccia in giù. Ammorbidisci un po' le ginocchia per facilitare l'allungo della schiena, la decompressione della schiena. Spingi bene i glutei in alto, lascia pesare bene giù la testa.
ruotiamo piede destro, 45 gradi, avanti piedino sinistro, tra le mani. Spingiamo su tutti e due i piedi e veniamo su. E costruiamo questa base d'appoggio. Sì. A mani sul bacino, piede dietro a 45 gradi, non cose strane, non ad esempio a 90 gradi, perché se io lo metto a 90 gradi il mio bacino tendenzialmente si rivolge verso di qua. No, metto dietro 45 gradi, perciò il piede fa questo, in modo tale da incoraggiare il bacino ad andare verso di qua. Mani sul bacino e cerco di ruotare il mio bacino destro in avanti. È ovvio che se uno dipende dalla mobilità che uno ha a livello delle anche, se uno non è molto mobile il bacino non è che si rivolge completamente in avanti, ad esempio il mio non si rivolge in avanti, è un po' inclinato così, ma se io non faccio niente il mio bacino va qua. Devo fare questo lavoro qua, e per fare questo lavoro parte dalla spinta del piede che sta dietro. Piede spinge, cosa spinge? Questo è il mio bacino in avanti. Piega bene il ginocchio, attiva l'addome, le mani si staccano, su, spalle giù. Se ho sufficiente equilibrio, sguardo i pollici. E restiamo qui qualche respiro. Guerriero 1. Affonda bene con il ginocchio avanti, spingi col piede indietro, spalle scivolano lontano dalle orecchie. Inspiriamo qui. Espiro, disegno un cerchio enorme, appoggio le mani, piede raggiunge l'altro piede, piegamento, cane a faccia in su, attiva bene l'addome, cane a faccia in giù, restiamo qualche respiro qui. Ammorbidiamo un po' le ginocchia per facilitare la schiena. Ruotiamo piede sinistro, 45 gradi, non cose strane, piede destro tra le mani. Spingiamo su tutti e due i piedini e veniamo su. Mani sul bacino, ormai conosciamo, mi assicuro che il bacino non sia verso di qua. Magari con il piede così, no? Nel guerriero 1, questo piede intraruota per poter spingere il mio bacino sinistro in avanti. E proprio con le mani posso anche fare proprio questa spinta qui. Uno dovrebbe sentire proprio i rotatori dell'anca e gli obliqui interni dell'addome che lavorano per tenere il bacino avanti. Piega bene i ginocchi avanti, schiena lunga lunga, le mani disegnano un cerchio su, spalle giù, sopra e alle spalle una bella viva benissimo. Guerriero 1. Ridisegniamo un cerchio enorme e appoggiamo giù le manine. Libera il piede che sta dietro, perciò il piede che sta dietro fa questo gioco qua, boom. Lascia il bacino basso basso, non tornare con il cane in su, faccia in giù, perciò lascia il bacino qui dov'è. Piede raggiunge l'altro piede, piegamento, cane a faccia in su, cane a faccia in giù. Ruotiamo piede destro, 45 gradi, avanti piede sinistro. Inspiro, spingi sui piedi, guerriero 1, adesso lo conosciamo, mettiamo tutti gli ingredienti assieme subito e da qui stavolta guerriero 2, la prima cosa che succede è il bacino si apre, il bacino fa così, il piede un po' si adatta e le mani si aprono. Una posizione molto più facile per il bacino, molto più semplice, addome attivo, spalle rilassate, sguardo medio indice, mano sinistra. Spingi bene con le mani, apri bene il tuo bacino, sì. Distendiamo tutte e due le ginocchia, solleviamo l'avampiede sinistro, questo, boom, ruotiamo, intraruotiamo l'anca sinistra, boom, cuore al cielo, inspiro, espirando, le mani scendono giù, o meglio, le mani vanno dietro, scusate, la testa va giù, poi distendi i gomiti, le mani si uniscono, mani su, testa giù.
e restiamo qui qualche respiro. Quello che va comodo comodo, rilassa bene le anche, continua a ruotare bene il bacino. Come se qualcuno ci tirasse su per le manine, veniamo su, una vertebrina alla volta, lentissimamente. Stacchiamo le manine, le mani si staccano. Ruotiamo, anzi, solleviamo l'avampiede sinistro, sempre lo sollevi. Il movimento nasce dall'anca, da qua. Extra ruota il femore, boom, e appoggia giù il piede. Affonda bene di nuovo con il ginocchio. Inspiro, guerriamo due. Mantenendo la verticalità del tronco. Appoggia le mani vicino al piede, piede raggiunge l'altro piede, il bacino rimane ben in linea, piegamento, cane a faccia in su, cane a faccia in giù. Ruotiamo piedino sinistro. 45 gradi, avanti piedino destro, spingiamo sui piedi, spingi proprio bene sui piedi, tutti e due, soprattutto col piede dietro, così proprio ci porta il bacino avanti, guerriero uno, e poi è il bacino che si apre, il bacino fa questa mossa qua, boom, le spalle si aprono, il piede dietro un po' si aggiusta, è molto soggettivo come deve aggiustarsi, ma un po' si aggiusta, non va proprio secchi a 90 gradi, non è proprio questo il guerriero 2. Ma il piede, non so, se uno dovesse dire proprio un angolo sarà 80 gradi, un po' intravotato è, poco poco poco, affonda bene, restiamo bene qua nella posa, una bella verticalità del tronco, la tendenza è fare un po' questo, andare in avanti, non in avanti, immagina che qualcuno ti prende per la mano dietro e ti tira indietro, tronco verticale, filo a piombo sulla colonna e affonda bene con il ginocchio. Apri bene il bacino, apri bene le spalle, senti la posa. Rimani proprio in ascolto della posa, lascia lavorare la posa. Distendi tutte e due le ginocchia. Solleviamo l'avampiede destro, solo questo movimento qua. Senti un po' il tallone che fa un po' male, va benissimo. Intro, ruota l'anca, boom. Mani vanno verso fuori. Espirando incrocia le mani dietro la schiena, lo facciamo proprio in maniera molto analitica, inspiro cuore al cielo, espirando la testa va giù, le mani vanno su e restiamo qui qualche respiro. Continua a spingere bene giù con i piedi spingono giù e il bacino sale su. Come se qualcuno ci tirasse su per le manine, lentamente vengo su. Cerchiamo la verticalità, stacchiamo le mani. Solleviamo l'avampiede destro. Ruotiamo l'anca, il movimento nasce proprio dall'anca. Boom, appoggiamo giù e guerriero 2. Bel guerriero 2, sì. Inspiro, libera il piede che sta dietro, devi fare questo il piede che sta dietro, devi liberare il tallone, non puoi tenerlo vincolato, metti peso sulle mani, io poi metto peso sulle mani, piede raggiunge l'altro piede, piegamento, cane a faccia in su, cane a faccia in giù.
ruota piede destro, 45 gradi, avanti piedino sinistro, spingiamo sui piedi, guerriero 1, guerriero 2, distendi tutte e due le ginocchia, piega un po' stavolta il ginocchio destro, poco poco, e senti che questo piegare il ginocchio destro ci può dare un piccolo punto di spinta, in realtà non è un punto di spinta molto efficace, ma noi lo sfruttiamo lo stesso per fare questo e andremo verso Ardha Chandrasana, così, boom! E da qui piano arrotonda un po' la schiena e ci portiamo sul ginocchio destro, perciò ritrovo una sorta di centralità e ginocchio destro su. E restiamo qui qualche respiro. Posizione del cocchiere. Apri bene le vele, no rigidità, no rigidità. La rigidità è una forza in compressione, la possiamo definire così noi qua. Cerchiamo invece di usare tutta la nostra forza in espansione. Apriamo il ginocchio, apriamo il braccino. Appoggiamo questo piede a livello del, se posso, tallone, a livello dell'osso pubico, se ho questa possibilità, se no, e se lo appoggio in alto, posso anche prendermi il lusso di spingere, non c'è nessun problema, puoi spingere il piede dentro l'interno della coscia. Se invece questo ti è impossibile, appoggia qua sul condilo del ginocchio, ma non spingere. Se anche questo ti è difficile, piedino qua va benissimo. O come in certe scuole ti fanno fare questa mossa qua anche, che non è... Vrksasana, l'albero. Inanna mudra, Chin mudra. È proprio come un albero che apre un fiore che apre i petali. Ganesh Kautuam, spingi i gomiti indietro, gomiti indietro, addome attivo e piano libero. Tadasana, inspiro, pranam, inspiro, Anjali mudra. Padastasana, inspiro, Uttanasana, guarda in avanti, espiro, Chaturanga Dandasana, piegamento, inspiro, Hurda Mukha, cana faccia in su, espiro, Hado Mukha, cana faccia in giù. Ruotiamo piede sinistro, avanti piedino destro, spingiamo sui piedi, guerriero 1, guerriero 2, restiamo qui un attimo, distendi tutte e due le ginocchia, piega il ginocchio dietro un po' e senti che puoi spingere con questo, decidi tu quanto affondare e ci... questa è una proiezione in avanti, andiamo verso Ardha Chandrasana, tuff! Posizione non semplice, perciò non ti arrabbiare se non ti viene subito. Sono quelle posizioni sfidanti, volutamente sfidanti. E piano veniamo su e ci prendiamo sul ginocchio sinistro. Porta bene l'aria a livello delle clavicole, perciò petto ben aperto. Manina destra, posizione del cocchiere.
Piano ginocchio si apre, mano si apre. E andiamo verso Vrksasana, l'albero. Decidi tu, va bene qua, benissimo, va bene qui, ma non spingere. Se invece il tallone è vicino all'osso pubico, puoi anche spingere. Vrksasana. Le mani vanno su se vuoi. Inanna Mudra, Chin Mudra, e piano apri, apri, apri. È il cuore che si apre, eh? Apri bene lì. E andiamo. Gomiti indietro. Spingi i gomiti ben indietro. Ganesh Kautuam. Inspiro. Espirando pranam, occhi chiusi, restiamo qui qualche respiro, piedi uniti, 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 diventiamo un bel pannello solare, occhi chiusi, lascia che il sole ci scaldi dentro. Il sole dà un'energia di qualità. Non solo l'energia, l'energia la possiamo trovare dove vogliamo, cioè in tante altre fonti se non altro. Il sole ci dà proprio un'energia alta. O come dicono nello yoga, un'energia ordinata. Un'energia costruttiva. Apriamo gli occhietti e andiamo in Tadasana. Posizione della montagna. Senti la posa della montagna, senti l'essenza, cerca la qualità nella posa. Inspiriamo qua. Pranam. Inspiro, Anjali Mudra. Padastasana. Inspiro, Uttanasana. Guarda bene avanti. Espirando, Chaturanga Dandasana, piegamento. E ci depositiamo giù, dai. Finalmente ci buttiamo giù. Volevi fare un caldo faccia in su avanti. No, proprio ci rilassiamo bene giù. E come vi ho detto prima, cerchiamo di dare la giusta importanza a queste pause. È in queste pause che ci si fanno le grandi scelte, le grandi. È lì che metti la rotta. Non è mentre lavori, è come un po' l'idea è chi va, non so, chi va per mare. Non è mentre, è proprio quando decidi dove andare. E in queste pause si decidono molte cose importanti, globali, dei nostri processi più importanti. Consapevolmente o inconsapevolmente. Avviene comunque, anche se non te ne rendi conto. Le scelte più importanti le facciamo nelle pause. Così come avviene l'apprendimento. E questo è molto chiaro anche dal punto di vista neuroscientifico. Siamo arrivati anche noi, diciamo, con le neuroscienze. È proprio nelle pause che avviene la sedimentazione dell'informazione, perciò l'apprendimento vero e proprio, non mentre si agisce. O come lo definiscono i neuroscienziati, nel momento, nella pausa tra l'intenzione e l'azione, perciò di fatto una pausa. Giriamo la testa anche dall'altro lato. Rilassiamo bene le spalle, rilassiamo bene il collo. Al collo in questo momento stiamo chiedendo tanto, perché stiamo chiedendo una completa rotazione, perciò siamo consapevoli che lo stiamo sottoponendo a un grande compito,
rilassiamo bene la mandibola, i muscoli sottoccipitali. I muscoli oculomotori. Muovi un po' gli occhi e poi rilassali. Muscoli della lingua, muovi un po' la lingua e poi rilassala. Appoggiamo, se posso, la fronte a terra. Allunghiamo la gamba destra e cerchiamo di staccare il ginocchio destro da terra. E piano giù e poi gambetta sinistra su. E piano giù, la fronte sempre giù, tutte e due le gambette su. E poi rilasso bene giù. Stavolta con i piedi verso fuori, se possiamo con gli alluci verso fuori, appoggiamo mano sinistra, mano destra sulla mano sinistra e Ajna Chakra, terzo occhio, sulla nocca dell'indice destro. E restiamo qui qualche respiro. In questa posizione rilassa bene la mandibola, assicurati di rilassare bene la mandibola e la lingua. La mandibola, quando si rilassa, essenzialmente si allontanano un po' i denti poco poco e in questo caso cade verso il basso. Invece la lingua la spingiamo verso il palato duro, verso la superficie alta della cavità buccale. E restiamo qui, Makarasana, il coccodrillo. Rilassa bene le anche, rilassa bene le anche, rilassa bene i glutei, senti l'appoggio dell'interno delle cosce dentro la terra. Pianissimo, rimani lì dove sei, semplicemente solleva la testa. Lascia le mani dove sono, lascia il bacino dove è, i piedi dove sono, lascia i gomiti dove sono, solleva la testa e spingi con le mani in giù e la testa in su. La testa, le spalle su. Non guardare verso l'alto, guardiamo verso avanti. Spingiamo quasi in giù con l'interno delle cosce. Perciò quasi spingi in giù con l'interno delle cosce. Perciò non tentare di sollevare le gambe, anzi spingile un po' in giù. E stacchiamo i gomiti e le mani. Senti gli estensori spinali che si devono svegliare. Appoggiamo solo le mani dove sono, tenendo i gomiti in alto, tenendo i gomiti in alto, lascia i gomiti in alto, mani, spingi un po', vieni in su. Non venire su tanto, perché dobbiamo poter staccare le mani senza scendere giù. Perciò se vieni su tanto tanto dopo diventa un grande problema. Vieni su quel poco poco che puoi. Poi attivare gli estensori spinali, ma spingi in giù con le gambe, non tenerle in su, spingi in giù con le gambe. Ultimo giro, spingi, appoggia le mani, vieni un pochino più su. Poi stavolta vieni più su un attimo, estendi bene, spingi bene. Quasi uno stretch per la colonna. Assicurati che tutta la colonna si archi bene. E piano lentissimamente andiamo giù. Non solo giù, giù e avanti, giù e avanti. Giù e avanti.
e poi libera le braccia, gira la testa da un lato, qualche respiro tranquillo. Gira la testa anche dall'altro lato. Ci mettiamo tutti sul fianco destro se possiamo, perciò diciamo spalla destra giù, anca destra giù, appoggiamo la testa sulla spalla se possiamo, pieghiamo le ginocchia così ci diamo una bella base d'appoggio. Portiamo il ginocchio sinistro verso l'alto, verso il cielo, e con la mano sinistra vado a prendere il ginocchio sinistro. E poi il piedino sinistro va verso su, e la mano può prendere dietro la coscia, dietro il ginocchio, piede, polpaccio, quello che è comodo. Anantasana, posizione dell'infinito. Posizione di Ananta, che nella tradizione indiana è un serpente che sostiene l'universo. Tutto l'universo, o meglio come viene definita la manifestazione, è sostenuto da questo grosso serpente che si chiama Ananta. Piano pieghiamo il ginocchio. Recupero il ginocchio e piano giù. E torniamo schiena giù, pancia su. Perciò mi aggiusto, mi adatto. E due ginocchia al petto. Tutte e due le ginocchia al petto. Le ginocchia si aprono verso fuori. E se posso i piedi vanno verso il cielo. Mani posso prendere le ginocchia, le tibie, i piedi, quello che c'è. Posizione del bambino felice, dondola un po' di qua, un po' di là. Sì, molto... molto dolce con le anche, se hai dei problemi, perciò non forzare tanto. Ma questo esercizio proprio cerca disponibilità a livello delle anche. Perciò se senti un po' di lavoro a livello delle anche, sappi che è assolutamente normale. E poi ci lasciamo cadere lato sinistro, dall'altro lato, e ci sistemiamo in decubito laterale a sinistra. Sul tappetino, ti aggiusti, piega un po' le ginocchia, appoggia la testa sulla spalla e ci... prendiamo mano destra, ginocchio destro. Il piede va verso il cielo. Posso prendermi sotto il ginocchio, la coscia, polpaccio, piede. Anantasana. Senti in ogni posa una sorta di piacevolezza, non andavi in cerca sempre di limiti, di grosse tensioni, piuttosto ti prendi sotto il ginocchio, piega un po' il ginocchio, ti metti in una posizione comoda, dove c'è una giusta tensione, come quando accordi una chitarra, bisogna mettere la giusta tensione, non troppo lassa, se no non suona, non troppo tesa, se no suona troppo alto, giusta, la giusta tensione. E sentiamoci sostenuti da Ananta, questo grande serpente, che muove la manifestazione.
piega il ginocchio, torniamo giù con il ginocchietto e lentamente usando le manine ci mettiamo in posizione seduta. Andiamo bene in appoggio sugli ischi, schiena lunga, appoggiamo tutti il dorso delle mani sulle ginocchia, dorso delle mani o diciamo tecnicamente radio ulna, qua questa zona qui, e spingiamo dolcemente verso giù, perciò quando facciamo questa posa le mani sono in leggera spinta verso giù, e questo non per spingere fino a se stesso ma per aprire bene davanti e per sostenere un po' il tronco. Una dolcissima spinta, non è proprio una spinta, è semplicemente un aprire lì. Pollice e indice si sfiorano. Risuoniamo con un om. Ah. Mani davanti al cuore, qualche spiro di gratitudine verso questo spazio che si apre al lavoro, verso questo mare che ci traghetta verso dimensioni più sottili, il vento, il sole, la montagna che ci guarda. Anche verso le forze interne che ci hanno svegliato, ci hanno spinto qui questa mattina a praticare consapevolmente o inconsapevolmente per il desiderio di espandere la nostra consapevolezza. Namaste.